Che dove sono finito? Oddio, ma che è? Ah, perché? No! No, però! Ehi là, ben trovati, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono su Five Laps at Freddy's, un fan game che prende ispirazione da Five Nights at Freddy's, però go-kart. Quindi Freddy Fazbear e tutti quanti i suoi amici che fanno corse su strada. Certo, è una cosa mai vista prima. Ora, sia ben chiaro, non sono qui per perculare il gioco, ma per provarlo. Però, è uscito. Partiamo bene. Cominciamo malissimo, ho premuto X per iniziare a giocare su New Game ed è uscito. Possiamo cominciare. Oh, finalmente. Dunque, è un po' basso l'audio, poi lo alzerò. Abbiamo anche la classe che non so cosa sta ad indicare, ma... Allora, i personaggi sono... Sì, quelli di Freddy Fazbear, ma... Oh, Mangle, la mia preferita. Un po' bruttini rispetto a quelli... Quegli originali. Ah, sceglierò Foxy la volpe. E poi abbiamo diverse vetture. Alcune più belle, altre meno belle. Ognuna ovviamente ha le sue caratteristiche, come in tutti quanti i giochi di carte. Ne abbiamo solo tre disponibili all'inizio. Midnight Motor, vai, mi ispira tantissimo. Anche se devo ammettere che questa, però come insegna Mario Kart, l'accelerazione perde sulla velocità, quindi scelgo questa qua che comunque è media. I percorsi, se non sbaglio, sono 16 mi sembra, ma ovviamente nella demo non te li metti tutti. Facciamo tutti quanti, sono solo tre. Fazbear Hills. E da quello che ho letto su una wiki dedicata, prende posto nel mondo, proprio nell'universo di Freddy Fazbear che noi abbiamo conosciuto appunto nel... con che accelera? No, con L2 accelera e L1 frena e fa retromarcia. Mamma mia, che disastro. Perché accelera con L2? Ecco, con R1 salta, ok. Questo come lo uso? Ah, ok, con cerchio si usa, quindi. O quadrato, ho premuto io. Non conosco i tasti della PlayStation, lasciamo perdere. Era cerchio comunque, sì. Che sono scemo io. Niente, se no... Allora, quello con la visuale, col triangolo. E questo mi segue... Ah, tipo il guscio rosso, ok. Purtroppo... A turno di notte, ok. Purtroppo devo fare riferimento come Mario Kart, perché non è che ce ne sono molti dei giochi di carta, alla fin dei conti. Questo... Ah, mi protegge dallo scudo. Ma da cosa mi protegge, sostanzialmente? Allora, sono ottavo, sì. Se magari riuscissi a vedere gli altri... qua uno l'ho visto, ma... Va a ricerca di guscio quel tipo, il guscio rosso? Vabbè, sì, insomma. Era un missile. Ok, oh, ne ho superato uno, va, che bello. Ma la calamita che fa? Ui ui. Ah, sesto, vai, let's go. Sento dei suoni che non mi piacciono per niente. Ma ora, i turni, a cosa servono? Ah, ho capito forse a cosa serve questo. Però la batteria carica. Giochiamola, la gioco a Mario Kart, la gioco. Wow, perché ha fatto quel salto? E ho anche un tempo limite per rientrare. Bello. Ah, perché la piazzo la porta. Io pensavo che servisse a difendersi dal mostro pisello. Praticamente quando, a un certo punto nel gioco c'è un countdown e ti appare il mostro. Ma non so di preciso quando o come. Anche perché se ti fa un semplice jumpscare... Ah, aspetta, ma... Questo tu lo tieni premuto? Il tasto per saltare? Ah, beh, è bello diverso allora da Mario Kart. Sì, sì, sì. Divento in... che non mi possono colpire gli altri... No, non lo so. Non so cosa è successo, ma va bene. Ma tipo, se lo tengo premuto di più faccio un salto più alto? Sì! Ok, è mezza no, è l'una. Ho quasi finito la batteria, quindi il mostro è dalla caccia a me. Ma perché sono ultimo tipo? Sì, ti levi per favore, vorrei continuare, grazie. Beh, meno male che mi fa continuare. Oddio, quanto salta però. Ok, vai, turno di giorno. Ho perso comunque.
perché questo è l'ultimo giro. Non vedo nessuno. Cioè, allora, prima ho recuperato gli altri solo perché hanno sbattuto contro qualcosa. La bomba la lascio dietro. Io vedo che prendo questi mini turbo, ma non so a cosa servano. Sesto? Non lo so, sta macchina... Oddio. Chica col cupcake è arrivata seconda. Mangle ha la classe pesante, forse, intende? Ah, ma in base al personaggio cambiano anche le caratteristiche del kart. È bellissimo. Allora, cerco di nuovo vabbè, cerco tutte quante le macchine. Se no, che faccio? Macchine. Midnight Motorist. Tutti i kart scelgo, se no a che serve? Va bene. Ci sta, dai. Allora, io vorrei far notare una cosa. Ho fermato il gioco per controllare un attimo le impostazioni su OBS. E questo è il risultato. Praticamente hanno mandato il motore su di giri. Oddio come scivola questa. Oddio come scivola. No. Posso fare testa col... No, ma si ferma di botto. Ma che combini. Ma che no, ma si ferma di botto. Proprio colpettini leggeri al freno a mano. Oddio, la retromarcia, cos'è? Mamma mia, ragazzi, che schifo. Boom! Non lo so, mi è uscito naturale. Ah, ma anche loro fanno schifo qui, quindi avrebbe sto percorso che è una ciofeca. Oddio, le macchine! Oddio! Ma ci mandano indietro! Ma sono dei criminali, contromano! Beh, stavo contromano pure io, quindi è giusto. Per carità, eh. E le macchine di notte che fanno? Sono sempre comunque cattive? Non lo so, comunque cerco di evitare. Sì, però, allora scelgo Balloon Boy, Standard Kart e Midnight Motorist. Dai, vorrei riuscire a farli tutti e tre i percorsi almeno. Ma che è ste macchine tutte fluorescenti? Non è fosforo. Oh no. Ok. Non so cosa serve. Forse ci ricarica qualcosa. Non ci ricarica la batteria quella, no. Oddio, ma che è? Ah, perché? Oh! Oh! Ma che schifo è sto percorso! Cioè, se uno sbaglia a prendere l'uscita che non si capisce niente, perché visto che c'è una linea che va dritto, uno dice, vabbè, vado dritto, c'è la linea. No! Cosa salti? Dammi il tempo di rientrare, sì, neanche 3 secondi mi dà. Oh! Non è che esco perché mi piace uscire, esco perché ho fatto male il gioco. Se voi guardate sul dizionario e cercate sotto la parola schifo, ci sarà la foto di questo percorso. Dite che è impossibile? No, no, fate la prova. È davvero pessimo. E voi dite, è un po' di difficoltà aggiunta. No. No. Non è un po' di difficoltà aggiunta. Fa davvero schifo, ragazzi. È proprio pessimo. O devono diminuire l'affluenza delle macchine, o le levano del tutto, oppure evitano che ci diano quei rimbalzi del cavolo. Sono troppo, eh. Oi oi oi. E sia chiaro che non sto offendendo il gioco o i creativi dietro al gioco. Sto dicendo le cose obiettivamente, anche perché sinceramente a me la saga di Freddy non fa né caldo né freddo. Ho giocato qualche gioco, non l'ho finiti tutti, quelli che ho provato, ma comunque sia. Cioè, ragazzi, dai, è impossibile. Qua se vai contromano, vabbè, tu dici contromano, ok, ci sta, lo accetto. Questo che mi supera a caso, che salta le macchine come non ci fosse un domani, e io gli salto sopra, ovviamente. Perché mai? Ai ai ai. Ora qua a passare è il delirio. Ecco, devi avere fortuna. Sono primo. Ok, allora dico che il gioco è bello. No, fa comunque bene. Ecco, Chica mi ha superato. Da dove esce Chica? Questo, da dove esce? Primo. Ah, non è finita. Mannaggia, mi sembrava che fosse l'ultimo giro. Non l'avevo visto. Ma io mi chiedo, tutti gli altri tasti a cosa servono? Ok. Vai qui Turbo Boost. No! No però! No! Provo l'ultimo percorso e vada come vada, non lo tocco più. Uso Puppet.
con la cap cart che ha un'accelerazione pessima. The sink hole, il lavandino. Sì, lo scolatoio, lo so, è una battuta. Levatevi. Fatemi largo! Anche questo c'ha un servosterzo che non si gira mai. Wow! Io prendo altre strade. Vado per altri lidi, vi saluto, bambacioni! No, mi sa che mi salutate voi, mi sa. Ok, ho preso qualcuno, mi sa, perché la Puppet ha fatto... La Puppet... Puppet ha fatto un suono strano. Dove va? Ma co... Che dove sono finito? Dove sono? Finito! Bellissimo! Ma che fai? Ma perché? Allora no, senti, qui c'è un problema di fondo. Se lui va nella mia stessa direzione, vorrà dire che forse ci... non prendo questo allora. Ah, ma non ti dà fastidio contromano? Ah sì, allora non rompere le palle. No, ragazzi, però che... Senti. Può ricominciare. Non posso essere l'unico ad aver avuto questi problemi. Perché se no sarebbe davvero ilare. Oltre che darebbe anche molto da pensare. Gira! Perché non gira? Freddy, devi fare la convergenza, mi sa, eh. Dai una controllata a sto kart che non gira. Dove sto andando? Dove sto andando? Ma perché mi permetti di andarci? Chiudila in qualche modo con un muro invisibile magari. Eh no, devi esplorare tutta quanta la mappa. E poi prima l'ho presa bene sta strada, quindi perché ora l'ho presa male? Non lo so. Boh. Che poi ora che ci penso, prima mi faceva rimanere comunque al primo giro. Quindi non so dove cavolo mi avesse fatto respawnare. Dai, è quello che si lamenta, che fa. Ho capito che sei un lupo, fai au. Però a me non mi serve che mi fai au. Ti sento. Giorno, vai a dormire. Potresti anche inseguire il bersaglio missile, eh. Cioè, a ricerca di calore potresti anche esserlo, voglio dire. Ma perché le luci per terra? Cioè, dovrebbero stare sopra. Ma comunque. No, perché rende meglio l'illuminazione. Ai ai ai, cerco tutto il pelo nell'uovo proprio. Vabbè, non importa. Oh! Ah, quindi se tengo pre se premo start, mentre tengo premuto va in va solo con lo specchietto retrovisore. Vabbè, questa è una cosa che comunque sia non è facile da prevedere. Lo capisco. Quindi ora lo sappiamo. Sicuramente lo aggiusteranno poi. Se non lo aggiustano è perché se ne sbattono altamente. Ho capito che non c'ho la batteria, ma non me ne frega niente. Questo sicuramente è molto più interessante in modalità online. Un altro giro. All'ultimo, certo. Disastroso sto gioco. Non lo so perché pensavo finisse, boh. Talmente tanta voglia, cioè, di continuare a giocare. Dalla batteria. Oh.
Ah, non ce l'ho comunque carica la batteria. Se mi prende il mostro pisello gli dico ciao, chiudo tutto. Sinceramente mi è un po' arrivato qua, eh. No, ancora sta parte qua. Ah, due volte! Ma che cosa vuoi?